mattina a Palazzo Zanca la quinta edizione della cavalcata storica dei Cavalieri della Stella, che si svolgerà il 6 gennaio, promossa dall'Associazione Storico-Culturale Compagnia d'Armi Rinascimentale della Stella di Messina. Si rinnova così l'antica tradizione che vedeva nel giorno dell'Epifania la festa dell'Ordine Militare della Stella, sodalizio fondato a Messina nel 1595 e sciolto nel 1678 dopo la rivolta antispagnola. Il corteo storico sarà arricchito da un variegato programma che dal 6 all'8 gennaio vedrà al Monte di Pietà esposizioni, concerti e conferenze in collaborazione con varie associazioni e sodalizi. Quest'anno ci sarà un'anteprima della manifestazione, questa sera alle 21 nella Galleria Vittorio Emanuele, con l'esecuzione di alcuni balli rinascimentali da parte di alcuni componenti del gruppo storico con la collaborazione dell'assessorato alla cultura del comune. Sentiamo il presidente del sodalizio Carmelo De Leo, a cui abbiamo chiesto come si può aderire alla compagnia. Noi abbiamo tante pagine sui social, abbiamo un sito internet, ci possono tranquillamente contattare. Partecipare alle nostre attività è molto 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 semplice, non comporta costi. Cerchiamo di coinvolgere i ragazzi e sappiamo naturalmente quali sono le difficoltà di oggi, per cui gratuitamente, con un piccolissimo tesseramento che è assicurazione del CERS, il Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche, noi diamo la possibilità a tutti di partecipare, di indossare un costume, di entrare nella nostra realtà, che comunque è una realtà strutturata. Si entra, si diventa alabardiere, si prova, si fa l'addestramento, è tutto molto divertente, molto bello, si indossano le armature, si utilizzano le armi, si impara a dare di scherma, si impara a portare una alabarda, poi pian piano si cresce fino a diventare ufficiale, fino a diventare un... Una carriera insomma. Sì, noi all'interno facciamo un po', cerchiamo di dare un minimo di gerarchia perché comunque vediamo l'interesse dei ragazzi.